Spazio Interviste, le interviste di Diva FM con il personaggio del giorno, a cura di Gwendalina Ferro. Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro. Oggi sono in trasferta alla Biblioteca Comunale di Portoviro e sono in compagnia di Marco Asia Barufaldi. Ciao Gwendalina. Ciao Marco. Allora, spieghiamo ai nostri radioascoltatori di Radio Diva International Radio questo alias, no? Marco Asia Barufaldi. Spieghiamo in sintesi. Sì, ho scelto questo alias perché io sono una persona non binaria o non binary. Per identità non binaria si intendono quelle persone che si identificano al di là del binarismo maschile e femminile, i cosiddetti due generi tradizionali. Tra questi vi è un grande ombrello, il cosiddetto terzo genere, ovvero i non binary, che sono persone che si identificano al di là del poc'anzi definito binarismo. Questo non deve essere inteso come un qualcosa di fisico, può anche esserlo, ma bensì soltanto come un'autopercezione del soggetto. Per tale motivo io ho deciso di utilizzare il pronome femminile, poiché lo trovo più confacente per la mia persona. Certo. Allora Marco, preferisci Marco Asia tutti e due? Come... Indifferente. Indifferente. Allora, noi ci siamo conosciuti tra l'altro proprio qui in biblioteca anni fa. Abbiamo iniziato, no, con i vari eventi e quant'altro, insieme a Lara, che è la referente della biblioteca, e tanti eventi sono stati fatti. Tu hai intrapreso chiaramente il tuo percorso formativo di studi, che adesso ti ha portato, così facciamo capire ai nostri radioascoltatori quanti anni hai, perché sei all'ultimo anno di università, giusto? Esatto, attualmente sono al quinto anno di giurisprudenza internazionale alla Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ho 23 anni e sto terminando il mio percorso di studi in giurisprudenza internazionale, come detto poc'anzi, specializzandomi nell'ambito del commercio internazionale, che è un ambito che io trovo molto interessante. Ed è certo. Un ambito che mi affascina molto. Come stai vivendo questo tuo modo di essere? Perché capisco, poi noi in certi paesini qua del Delta sono molto retrogradi, lasciamelo dire. Purtroppo sì. Allora, è stato molto difficile capirmi, più che altro, perché quando senti questa sorta di tarlo dentro di te che ti dice: ma questo modo di essere, questo modo di vivere, questo modo di essere uomini, passami il termine, è fatto per me? È quello che io mi sento? E per lunghi anni sono andata avanti a chiedermi se era quello che faceva per me. Lo sapevo già da anni che non ero un uomo e che non ero una donna. Quando sono entrata in quell'ambiente, in quella grande città che è Milano, entrando anche nel bellissimo mondo dell'attivismo queer, ho cominciato ad accettarmi e a capirmi, e grazie soprattutto a quella grande città che è Milano ho potuto anche accettarmi qui ed essere me stessa pure in quello che è il Delta del Po. Certo, un'altra cosa che io ho trovato sempre coraggiosa da parte tua, è stata la prima cosa, ho detto, per fare determinate cose ci vuole proprio coraggio, nel senso, tu credevi e l'hai fatto di suonare il pianoforte. Sì. Perché i nostri radioascoltatori non ti vedono, però appunto tu hai una disabilità alle mani, ma questo non ti ha impedito di suonare il pianoforte, e credo che questo faccia venire la pelle d'oca non solo quando io ti vedevo, o comunque altre persone che ti vedevano, e non tanto per il gesto che facevi, ma per l'interpretazione che tu davi al pezzo e per come ti muovevi nel suonarlo. Io me lo ricordo ancora, quindi voglio dire, non solo per me, è una cosa che non ho visto solo io, hanno visto anche tante altre persone. E quelle cose che si può dire, l'apparenza è una cosa, ma poi la persona che cos'è? Cosa viene fuori, no? Attraverso un brano che tu interpretavi suonando la tastiera o il pianoforte, che era qualcosa di meraviglioso, che praticamente distruggeva tutti quei muri che uno, no, vedendo con dei pregiudizi, alzava, perché questo purtroppo fa anche la mentalità del luogo, insomma. Esatto. E quindi, per dire che cosa, tu dove l'hai trovata la forza e il coraggio per continuare a fare in ciò che credevi, cioè suonare il pianoforte? La mia perché tra l'altro, scusami ti interrompo, tra l'altro insegni. Sì, dirigi un coro. Dirigi pure il coro, quindi voglio dire, non è cosa da poco. Perché per me la musica è sempre stata prima un'evasione, poi un metodo di espressione. Ho sempre creduto che suonare al pianoforte, suonare all'organo, fosse un modo estremamente più efficace di comunicare non solo quello che io sentivo, ma anche quello che cercavo di comunicare
in modo estremamente più efficace, anzi suonare per me era un modo molto più grande di capirmi, rimanere seduta, guardare fuori e interrogandomi su quello che era la realtà non era così efficace. Suonare per me e per gli altri invece era un modo di capirmi, di farmi capire agli altri e anzi di magari di far capire quel pochino di quello che è il mio modo di suonare, la mia arte, alle altre persone, certo, per avvicinarmi a loro perché loro si avvicinassero a me. Certo, dobbiamo andare in pausa musicale ma ritorniamo e ne riparliamo con i nostri amici di Radio Diva e International Radio. Rieccomi di nuovo in compagnia di Marco Asia Barufaldi, con il quale stavamo parlando della sua vita e della sua e di come vive l'arte, l'arte della musica, che gli ha permesso di esprimere, anzi di portare avanti, diciamolo pure, no, una cosa in cui credi, cioè esatto, poter suonare il pianoforte. Questo perché? Questo per abbattere quelli che sono i muri di tanti pregiudizi, ma anche di persone che guardano con la lente del passato, giusto? Esatto. Diciamo così, per far capire insomma che le persone dovrebbero un attimino spostare i paraocchi, guardare oltre il loro orizzonte, che probabilmente è uno sguardo verso il basso e non verso l'alto, quindi verso il futuro, un futuro migliore dove le cose sono ben più grandi, ben più ampie di quello che uno può pensare o vuole per forza pensare. Ma di questo poi è un'altra storia. Parlando di te, Marco, domenica ci sarà l'occasione di poterti vedere, di poter vedere una di queste tue esibizioni, performance, esatto, no? Ad Adria, all'Auditorium Pertini, si trova dietro alla casa di riposo di Adria, ma un auditorium di tutto rispetto, insomma, proprio come location parlo. Che cosa proporrai all'evento appunto in cui si parlerà di Unità Cinofile? Tu sarai quel momento di apertura, e non solo di apertura ma anche di intermezzo musicale per un po' rompere gli schemi di quelli che sono quegli eventi che sono sempre molto legati ai protocolli e un po', diciamo così, ingessati, no? Porti una ventata di freschezza, tu e anche Sofì chiaramente. Certo. Che cosa porterà in quell'occasione? Io porterò due brani. Porterò un brano dell'unico probabilmente compositore cresciuto in quella che sarà la futura Porto Viro nel 600, Alessandro Grandi, nato alla fine del 500, morto qui nel 1630. Porterò una sua fuga per pianoforte, era una fuga per clavicembalo che poi ho trascritto per pianoforte. Perché ho scelto di portare Alessandro Grandi? Perché credo che sia un dimenticato, fulgido esempio di personaggi grandi del nostro territorio. Dimenticato, persona, genio ante litteram. E credo che portare avanti queste figure del passato, così moderne, così grandi, così visionarie, e che la loro musica possa essere utilizzata come strumento di emancipazione del territorio, sia una cosa estremamente importante. Questa è una mia interpretazione di un brano di Rachmaninoff che ho trascritto e modificato. Direi che per quanto riguarda il parterre che ci sarà, sarà una bella, un bel pomeriggio proprio grazie alle tue performance. Allora, mi dicevi prima, si parlava di studi, no? Torniamo all'università, sei all'ultimo anno. Esatto. Ma hai già un'idea di cosa farai dopo? Qual è, sarà il tuo proseguo nel percorso formativo o hai pensato altre cose? Il mio primo obiettivo è crescere in primis, quindi non mi pongo limiti su quello che farò dopo. Ho varie idee, o affacciarmi direttamente al mondo lavorativo oppure continuare attraverso dei percorsi di master negli ambiti nei quali mi sono focalizzata, con comunque uno sguardo verso a tutto il mondo dei diritti civili, che sono profondamente legati anche al mondo del commercio, poiché senza rispetto dei diritti civili è fatica esportare il commercio. Era un ambito che mi affascinava e nel quale volevo anche portarmi verso, ecco. Hai toccato un tema molto importante, perché quando si parla di diritti civili tanti, tanti parlano, ma pochi, no, poche, diciamo che non tutti li conoscono bene, ecco. Esatto, purtroppo è così, non tutti sanno cosa siano i diritti civili. I diritti civili sono di fatto i diritti del singolo, i diritti di tutti e soprattutto i diritti all'autoespressione, ovviamente nei limiti della libertà collettiva. Beh, chiaro. Assolutamente.
Sì, io lo dicevo nella chiave, no? Che a quel punto di quando non vengono riconosciuti i diritti civili, purtroppo manca il rispetto verso le persone, in questo senso. Esatto, purtroppo è così. In quel senso lì. Allora, purtroppo siamo alla fine dell'intervista perché i tempi radiofonici sono purtroppo tiranni e diamo quindi appuntamento, vero Marco Asia Baruffaldi, a domenica. Ai nostri amici radioascoltatori, vai! Esatto, vi invitiamo domenica 11 presso l'auditorium Sandro Pertini di Adria per la conferenza che si terrà per l'ambito sulla squadra cinofila e sulla ricerca delle persone scomparse. Vi invitiamo numerosi a venire a vederci, ad ascoltarci e a gradire la nostra compagnia. Grazie! Grazie a te Marco! Asia Baruffaldi, e una buona giornata a te e tutti i nostri amici di Radio Diva e International Radio. Buona giornata!